Buonasera e benvenuti nel nostro approfondimento. Oggi parliamo di noi, potremmo dire, perché parliamo del mondo del giornalismo. In realtà eh, stiamo parlando di un uh, principio che mh, è un principio altamente democratico, cioè la libertà di informare, ma soprattutto il diritto eh, di essere informati. In un momento storico in cui molto spesso eh, questo mestiere e la libertà e il diritto di essere informati viene minacciato. Ne parliamo con i nostri ospiti. Io saluto il segretario dell'FNSI, Raffaele Russo. Buonasera e benvenuto. Buonasera. È il presidente di Aso Stampa Puglia, BPM Martellotta, buonasera, buonasera benvenuto il ritorno, perché evidentemente questo ci fa capire anche ehm, come dire la minaccia che questo eh, che il mondo del giornalismo sta eh, vivendo e allora parto subito dal segretario perché oggi c'è stato eh, un incontro su cui si è tornati a ribadire la necessità che il mondo dell'informazione non venga come dire minacciato, sottomesso e chiuso in una gabbia nonostante gli attentati, tra virgolette, che arrivano dalla politica sì, sicuramente sì, perché. Ci sono tanti modi per eh, minacciare l'informazione o per cercare di rendere marginale il ruolo dell'informazione. Eh, C'è un modo come dire, violento che è quello che viene messo in atto dalle mafie attraverso le minacce, i tentativi di attentati ai, ai giornalisti. Ci sono oggi, vorrei ricordare, in Italia 19 giornalisti che vivono sotto scorta. Ce ne sono 270 che sono comunque in qualche modo diciamo, eh, tra attenzionati dalle forze dell'ordine perché hanno subito eh, delle, delle minacce che sono arrivate da, come dire, dai settori più disparati della criminalità. Eh, un altro modo per minacciare i cronisti è quello per esempio di presentare loro delle richieste dan di danni eh, assolutamente infondate al solo scopo di provare a impedire loro di raccontare i fatti e poi c'è un modo messo in atto in, che sta cercando di mettere in atto eh, una parte di questo governo quello, come dire, di provare a colpire la stampa come colpendo i più deboli, perché i provvedimenti annunciati negli ultimi giorni, e alcuni dei quali contenuti nella proposta di legge e di bilancio, come quello appunto del taglio del fondo per l'editoria, non va a colpire i cosiddetti giornaloni o i grandi editori, ma è... Una forma di accanimento contro le piccole realtà, contro, contro i giornali eh, delle piccole comunità, contro i giornali che esprimono il punto di vista di minoranze. Quindi è una sorta di, come dire, di colpo di lupara nei confronti della piccola informazione e nei confronti di. Intere comunità, che saranno anche piccole, alle quali verrà come dire, impedito di conoscere, impedito di informarsi, senza contare poi quelle che saranno le ricadute occupazionali. Le realtà locali, eh, Presidente, che sono, l'abbiamo detto anche l'altra volta, ancora un presidio di democrazia, no? forse il principale presidio di democrazia rispetto all'informazione, quando è che i giornalisti sono diventati il capro espiatorio di tutti i problemi? E quando secondo me è cominciata, lo dicevamo stamattina con il segretario Raffaello Russo e col Presidente della Federazione Beppe Giulietti, quando ha cominciato a diffondersi questa cultura di intolleranza nei confronti del diritto di cronaca? Perché noi in genere ci interessiamo e interveniamo come sindacato, come Federazione della Stampa, come Assolo Stampa Puglia, ogni qualvolta qualche collega incappa in qualche minaccia da parte della criminalità piuttosto che di esponenti locali. Ma ci sfugge che nel frattempo in tutta Italia si va diffondendo una cultura da parte di autorevoli leader nazionali che, insomma, i giornalisti li guarda con estremo fastidio, eh, che è, è stata capace questa classe di dirigente di costringere il Presidente della Repubblica a intervenire più volte a difesa della democrazia e del diritto all'informazione dei cittadini, il che... La dice lunga su questa cultura che si sta diffondendo in Italia, che guarda al giornalista come una persona nella migliore delle ipotesi pericolosa perché viene a raccontare qualcosa di scomodo. Ne sanno qualcosa i nostri colleghi, ahimè, perché abbiamo casi di colleghe a Foggia piuttosto che a Lecce eh, dove sono state eh, lanciate delle minacce anche via social, quindi allargando la platea diciamo delle persone infastidite. Ne sa qualcosa chi è venuto a Bari, come l'inviata del TG1 Mazzola, a raccontare come si vive in, un, in uno dei nostri quartieri, e si è ritrovata presa a schiaffi da un esponente di un, di un clan. Quindi insomma è un momento davvero difficile. Ci auguriamo che almeno chi è chiamato a dirigere il paese, a governare il paese, non alimenti ulteriormente questo clima. E allora andiamo a guardare la cronaca del, dell'incontro di questa mattina nel servizio di Cristina Ferrini e poi torniamo qui in studio per commentarlo. Libertà di stampa da un lato e il diritto della comunità ad essere informata, due principi fondamentali che devono essere rispettati. Il Presidente della Repubblica per sei volte in un mese ha dovuto ribadire che la libertà di informazione è essenziale per la democrazia. Se il Presidente della Repubblica sente la necessità di dirlo sei volte, vuol dire che c'è qualche rischio sulle nostre teste ed è il dovere di tutti i giornalisti italiani difendere la libertà di informazione da ogni infamia, da ogni aggressione, da ogni parolaccia, da ogni minaccia. Chi tira una testata contro un cronista sta tentando di oscurare il diritto dei cittadini ad essere informati. Vede, è giusto criticare i giornalisti. Ma quando si dice facciamo una legge sull'editoria per chiudere i giornali che non ci piacciono, o chiudiamo il fondo per l'emittenza e buttiamo per la strada centinaia di lavoratori delle emittenti, o chiudiamo il fondo per l'editoria e buttiamo migliaia di lavoratori a casa, quasi tutti precari, non si sta affermando una critica, si sta affermando una minaccia e la minaccia è all'articolo 21 della Costituzione. La posizione della categoria e le iniziative da intraprendere? Guardi come sta facendo, come avete fatto anche in Puglia e in tutta Italia con grandi manifestazioni non dei giornalisti, ma di tutte le associazioni che hanno a cuore la libertà di informazione, pubblicando su tutti i giornali l'articolo 21 della Costituzione, arrivando se necessario a una manifestazione nazionale o allo sciopero generale, convincendosi che non è un attacco a una corporazione, ma è un attacco ai valori fondanti della Costituzione. Consentitemi da Bari di rivolgere un grazie al Presidente Mattarella, che è stato il primo a recepire il senso delle grandi iniziative dei giornalisti e a ribadire a Bolzano che l'articolo 21 della Costituzione non si può toccare. Non siamo dunque visionari, perché se il Presidente della Repubblica per ben sei volte nell'ultimo mese ha tenuto a precisare appunto la libertà di informazione, il diritto di essere informati, evidentemente c'è un evidente problema no, di minaccia. Beh, sicuramente sì, perché non sfugge a nessuno, eh, che gli atti e anche le parole eh, sono eloquenti, eh, che eh, c'è una parte di questo governo, che è la parte che appunto risponde e fa capo al Movimento 5 Stelle, che ha un, persegue un modello eh, di, di democrazia. Diverso da quello che abbiamo conosciuto fino ad oggi ed è una democrazia nella quale si deve fare a meno del ruolo del mediatore, si deve fare a meno del, di tutte quelle che sono le cosiddette formazioni sociali, di cui parla l'articolo 2 della Costituzione, all'interno delle quali si può aiutare l'opinione pubblica a ragionare, si può aiutare l'opinione pubblica a capire, a formarsi un'opinione, a sviluppare un senso critico. Questo come dire, tutto questo si sta cercando di toglierlo di mezzo, perché il modello che si vuole affermare è un modello nel quale ci deve essere il capo che parla attraverso le piattaforme telematiche, attraverso i social media e parla alla folla, alla folla indistinta, aizzandola anche, come dire, andandola a stuzzicare anche nei quelli che sono gli istinti più bassi. Dire, un gregge, parlavo un, un gregge. ma a un gregge come dire incolto, uh -huh. perché la, il compito dell'informazione è anche quello di fare formazione, uh -huh. è anche quello di educare, è anche quello di formare l'opinione pubblica. Non ci deve meravigliare se tutto questo avviene, guardate non sto esagerando, perché eh, ricordiamoci che non più tardi di qualche mese fa c'è chi ha pubblicamente teorizzato in questo Paese il superamento del Parlamento superare il Parlamento, per, superare, per arrivare a una forma di democrazia diversa, che evidentemente non è quella che abbiamo conosciuto fino ad oggi, ma è la democrazia di Orban, è la democrazia di, di Putin, è la democrazia di Erdogan, co bisogna cominciare a togliere di mezzo l'informazione. Uh -huh. Perché Erdogan lo ha spiegato bene: l'informazione non è compatibile con la democrazia, ma non con la democrazia, evidentemente, che conosciamo noi, con, suo, la, con la sua idea della democrazia. Di democrazia. Vorrei anche come dire, ritornare su quelli che sono stati gli insulti che sono stati più volte lanciati anche recentemente ai giornalisti che ci hanno portato in, in piazza. Lì, come dire, eh, l'accusa che è stata fatta alla stampa è quella come dire, di non rappresentare i fatti, di essersi accanita contro chi? Contro il padre della sindaca di Roma. Beh, vorrei, uh -huh. vorrei semplicemente ricordare che stiamo parlando degli stessi colleghi che avevano seguito passo dopo passo tutte le vicende giudiziarie del precedente sindaco di Roma, di Ignazio uh -huh. Marino, quindi pari, parità assoluta di trattamento. Quindi evidentemente l'accusa non sta in piedi. La verità è un'altra, che il compito della stampa è quello di dare almeno un dispiacere al giorno a chi, a chi governa. Quando chi governa non si lamenta della stampa, beh, vorrei, vorrei segnalarvi che diciamo, questo avviene dove non c'è la democrazia. No, anche perché poi veniamo tacciati di essere come dire di scendiletto del, del mh, partito o comunque della persona che, eh, che governa. Dobbiamo far capire però, Presidente, anche qual è eh, il ruolo del, dell'informazione anche locale in casi specifici. Mi viene in mente, per esempio, perché ne abbiamo parlato venerdì, il caso del morbillo, eh, tutte le fake news che sono venute fuori contro il tema dei vaccini. Eh, diffondere in questo ovviamente eh, la stampa aiuta a diffondere un'informazione. Corretta sulla salute eh, e quindi anche eh, sui vaccini, quanto è importante? Se non ci fosse più, che cosa accadrebbe? No? Ma non c'è dubbio che, come posso dire, il fatto che eh, sia assolutamente grave che esponenti di governo definiscano i giornalisti degli sciacalli o delle prostitute. Non toglie che, come posso dire, noi poi un processo di autocritica nei nostri confronti lo, faremo, lo dobbiamo lo fare, anche in questo spazio. e lo dobbiamo fare però in che maniera? Innanzitutto ricordando a tutti, come posso dire, che noi ci siamo dotati di una forma di autogoverno tramite il nostro ordine, per cui laddove dovessimo disattendere le leggi professionali, i codici deontologici che governano la nostra professione, c'è già chi è chiamato a giudicarci, non può essere il governo di turno a giudicare il nostro lavoro, semmai lo giudicano i lettori. Veniamo al caso specifico del morbillo e del fatto che alla fine questi genitori non erano Novax, no, come qualcuno ha raccontato. No. Sicuramente chi lo ha fatto avrebbe dovuto verificare prima se questi genitori fossero davvero Novax o no, prima di dare quella notizia. Ciò non toglie che eh, la stragrande maggioranza dei giornali, soprattutto quelli locali, hanno raccontato le cose così come erano effettivamente andate e qualche giornale nazionale che si è interessato del caso per gonfiarlo un po', erano comunque si era diffuso il morbillo tra più bambini, quindi la notizia meritava certamente attenzione. Non è andato a verificare se poi in effetti questi genitori davvero non avessero faccio, fatto vaccinare il bambino che invece si è procurato il morbillo entrando in clinica. Allora, quello che dico, noi abbiamo delle regole, abbiamo delle regole da rispettare, dei codici deontologici da rispettare, una legge professionale che è lì, della quale ci siamo dotati autonomamente, che esiste dal 63, abbiamo un ordine professionale che è chiamato giudicarci e abbiamo i lettori che ci giudicano. Okay. Perché si dà il caso che domani se Alessandra Bucci dice qualcosa di sbagliato... Chi sta collegato adesso con noi, con Telebari, è liberissimo di cambiare canale non col è telecomando. È uno strumento democratico per eccellenza. Benissimo. Se io <ride> scrivo qualcosa di sbagliato sulla Gazzetta di Mezzogiorno, domani sono liberissimi di andare a comprare un altro giornale uh -huh. i lettori. Quello che non possiamo però invece far passare è che tutta la stampa, che tutti i giornalisti d'Italia, che tutti quelli che vanno a indagare sul comune di Roma piuttosto che sul comune di Bari sono tutti venduti prostitute, sciacalli. No, 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 non è possibile. E allora andiamo in pausa pubblicitaria per qualche istante. Nella seconda parte riprenderemo proprio da qui, da un'autocritica che chiaramente la nostra categoria dovrà necessariamente fare. Ci troviamo tra poco. Ora, allora, da qualche parte dobbiamo pur ripartire per far ripartire questa uh, categoria. Come sempre, si riparte dall'autocritica, che è sempre necessaria per ogni professione. Uh, si parla tanto dell'avvento dei social: uh, c'è probabilmente un errore che uh, abbiamo fatto, quello di seguire talvolta troppo la logica dei click e la logica dei social e di uh, come dire, mettere un po' da parte l'etica e questo lo paghi poi nel tempo. Beh, sicuramente sì. Mm -hmm. eh, però il discorso è molto più complesso perché. Prima ancora dei social noi ci siamo messi come dire, ad utilizzare in maniera anche eccessiva ed impropria il copia e incolla, mm -hmm. che non ha nulla a che vedere con i social. Cioè come dire ci siamo anche a sue fatti a un modo di lavorare per cui arri ti arriva un comunicato stampa, dici, va bene, il comunicato stampa è scritto perfettamente, faccio copia e incolla e lo metto in pagina. Quello non è il compito del giornalista, il compito del giornalista è quello prima ancora di rilaborare, di verificare, di approfondire, uh -huh. eventualmente anche di, di stimolare a, a un'eventuale riflessione su quello che come dire, si va a pubblicare. Il, il compito del giornalista non è quello. Il giornalista, mh, vorrei dire, ecco, il compito della stampa non è come dice qualcuno, come dice qualche esponente di governo, non deve essere una sorta di buca delle lettere. Cioè io registro un fatto e lo pubblico così com'è. No, la stampa non è quella. La stampa deve stare nel flusso dei fatti e deve separare quello che è notizia da ciò che non è notizia. La stampa deve stimolare la riflessione, la stampa deve anche stimolare il pensiero critico e deve farlo, ciascuna, ciascun organo di stampa deve farlo secondo quelle che sono le proprie sensibilità. È chiaro che non ci può essere un pensiero unico. Quando si dice c'è chi fa bene il proprio lavoro e c'è chi non lo fa bene, no, quello è un giudizio soggettivo, mm -hmm. perché evidentemente c'è chi dello stesso fatto può dare una lettura e chi può darne un altro, però questo si chiama democrazia, questo si chiama pluralismo ed è, ed è il pilastro di qualsiasi democrazia. Io ho paura di chi come dire, vuole introdurre in questo paese una sorta di pensiero unico che come dire, andrebbe a cancellare il pensiero critico per favorire quello che oggi, che oggi in sostanza qual è il pensiero semplice, uh -huh. cioè si risponde a problemi complessi. Con, eh, con soluzioni semplici che però poi non si, va, non si vanno a realizzare. Mm. Penso, facciamo un esempio. Dal crollo del ponte di Genova ad oggi, se fosse stato dato seguito a tutto quello che è stato detto, forse il ponte sarebbe stato già ricostruito. Invece il ponte è ancora Cioè, voglio dire, mm. quello che resta del ponte è ancora lì. Certo. Quindi noi dobbiamo cominciare a far capire alla gente che quello che non può venire meno è la funzione critica. Ma per far questo è chiaro che dobbiamo fare anche autocritica. Allora, fare, essere giornalista non significa né fare il copia e incolla uh -huh. e neppure accontentarsi della cosiddetta pappa pronta. Uh -huh. Allora, guardate, dobbiamo cominciare anche noi ad alzare un po' la testa e a raddrizzare un po' la schiena. Quindi se ci ritroviamo in conferenza stampa dove ci viene detto che non sono messe domande, bisogna cominciare ad alzarsi ed andare via. Uh -huh. Perché il compito del giornalista è quello di fare domande e il compito di chi fa conferenze stampa è quello di dare risposte, di rispondere. Se non vuole rispondere, evidentemente lui, come dire, sta già negando il ruolo dell'informazione. Quindi l'informazione è inutile: si alza e va via, non copre quello evento. Noi dobbiamo cominciare a fare questo. Poi è chiaro che fare autocritica significa anche. Ridiscutere completamente i meccanismi di accesso alla professione. Uh -huh. È chiaro che parliamo di, di meccanismi di accesso che eh beh, risalgono, se sì, risalgono al 1963. Tempo. Vorrei segnalare che oggi si può diventare giornalista in Italia ancora con la licenza elementare. Uh -huh. Con la licenza elementare si può tranquillamente uh -huh. ancora fare i giornalisti seguendo un determinato percorso. Evidentemente, uh -huh. questo non è possibile. E bisogna anche come dire, porsi il problema di come si ridà dignità e decoro alla professione, in che modo? Non abbassando il livello della de, come dire, anche la, il livello dell'attenzione etica, mm -hmm. ma alzandolo. Cioè chi sgarra deve essere, come dire, adeguatamente sanzionato e l'ordine ha, ha gli strumenti per farlo. Chi sgarra, e la fa come dire grossa, deve essere accompagnato alla porta. Questo è un concetto che nei paesi anglosassoni, dove non c'è l'ordine, dove non ci sono regole scritte, viene applicato nei fatti. Tu sbagli, tu vai fuori dalla mia comunità perché col tuo comportamento hai compromesso la, la credibilità di una professione. Deve essere anche adeguatamente pagato, però, se, perché se parliamo di un mondo di precari, è chiaro che vanno di vari passi. Cioè. Certamente lo smaltolo si perde anche per quello, c'è cioè un'assenza di motivazione perché insomma, sembra di nuotare controcorrente. No, intanto dobbiamo ricordarci di una cosa, perché lo dico per esperienza diretta, ma vale anche ovviamente per Raffaele. Io sono da 18 anni nella Gazzetta 18 anni fa si lavorava in un'altra maniera. Mm. Ma questo vale per la Gazzetta come per vale qualsiasi per altro per giornale. È evidente che il decadimento poi della nostra professione, del lavoro che facciamo, è stato determinato anche dal fatto che le redazioni sono state svu progressivamente svuotate, quindi oggi chi lavora in televisione come te, chi lavora nei giornali come noi, deve fare il triplo del lavoro che faceva ieri perché ci sono meno colleghi. E il problema vero è che poi la stragrande maggioranza della nostra categoria e dell'informazione che viene fatta in Italia viene fatta da persone precarie, mm -hmm. che bisogna ricordare, nella maggior parte dei casi, tranne qualche rara eccezione, soprattutto nel centro nord Italia, guadagnano meno di una colf, mm -hmm. eh, vengono pagati 5 euro a pezzo, si assumono delle responsabilità incredibili, perché vanno a lavorare davanti ai municipi a, a, ad assumersi responsabilità nei confronti dei sindaci, dei poteri forti dei territori, della criminalità organizzata. È ovvio che sono persone assolutamente ricattabili. Ovviamente anche senza tutele legali da parte dell'azienda. Senza tutele caso, legali vediamo... da parte dell'azienda, persone totalmente ricattabili, ma ricattabili non perché si vendono, ricattabili perché sono deboli, sono soggetti deboli sulle cui spalle fragili è stata affidata l'informazione in Italia. Quindi è un cane che si morde la coda, cioè ricordiamo tutti gli elementi che fanno questo sistema prima di, come fa il governo, minacciare chiudo adesso il rubinetto dei finanziamenti all'editoria. Perché chiudere il rubinetto dei finanziamenti all'editoria in cooperativa piuttosto che dei contributi alle emittenti televisive significa mettere in ginocchio delle imprese che con grandissima fatica, e dei mettere per strada dei lavoratori che con grandissima fatica continuano a svolgere questo lavoro preziosissimo. Un lavoro che, lo dobbiamo dire, eh, si continua a svolgere per passione perché non ci si arricchisce eh, investendo nell'editoria, questo è bene eh, che si sappia. Eh, segretario, tra l'altro il fatto che queste minacce arrivino proprio dal ministro del Lavoro fa sorridere perché se pensiamo. Pensiamo anche a che cosa comporterebbe sul piano occupazionale la chiusura dei fondi, insomma l'azzeramento dei fondi per l'editoria significherebbe aumentare la platea dei possibili potenziali usufritori del reddito di cittadinanza, ma si potrà andare avanti con ma, il reddito. Allora guardiamo, diciamo subito che eh, l'attuale quadro politico è, è, diciamo, viene da lontano. E, e come dire, in questo quadro politico rientra anche quella che è anche la cifra dei, giorni, dei nostri giorni, ossia l'attacco alle competenze. Uh -huh. Quindi grazie alla rete e all'abuso che si fa della rete si ritiene che ormai non ci sia più bisogno di competenze, ma in tutti i settori e eh, non soltanto nel nostro settore uno vale uno e quindi possiamo tranquillamente assistere al ministro del lavoro di questo paese. Che diciamo, dà lezioni di economia al presidente della BCE mm -hmm. che si chiama Manuel Draghi. Possiamo assistere tranquillamente. In altri tempi, come dire, ci sarebbero state, sarebbero, già inter sarebbero intervenuti i partiti. Intel recuperati i partiti sarebbero intervenuti quando c'erano. No? <ride> se avessero sentito un proprio esponente. Voglio, voglio, voglio sottolineare il proprio ministro: dire che come dire, bisogna guardare le cose a 370 gradi, no? quindi c'è anche chi nel governo guarda le cose a 370 gradi, quindi questo per dare la dimensione di chi stiamo parlando. Ma è chiaro che parliamo di gente in evidente malafede, perché l'obiettivo è quello di cui parlavamo prima, provare a togliere di mezzo l'informazione. E guardate: non è una roba che si sta cercando di fare in Italia, questo è un modello che sta cercando di farsi strada nel mondo, il riferimento è il Presidente degli Stati Uniti, mm -hmm. è Trump, Di Maio, Di Battista non fanno altro, non che imitare, che scimmiottare, provano a scimmiottare, a scimmiottare Trump, e dopodiché vorrei come dire, segnalare una, sorta, una, una serie di contraddizioni e incongruenze. Parliamo di un ministro che l'altro giorno si è nascosto dietro la bandiera de, de, del precariato, ha detto che... Eh, basta con questi giornalisti super garantiti, uh -huh. voglio sottolineare che lo sono sempre di meno, eh, perché io mi devo occupare dei precari, perché è una vergogna pagare i giornalisti 5 euro a pezzo. Però Qua che cosa è accaduto? Questo uh -huh. è sicuramente una vergogna, però vorrei segnalare che stiamo parlando dello stesso ministro che non più tardi del luglio scorso, quando si è discusso del decreto dignità, ha... Chiesto in Aula che fosse bocciato un emendamento presentato dai parlamentari di minoranza che andava nella direzione del superamento della maggiore eh, forma di sfruttamento del lavoro giornalistico oggi presente in Italia, rappresentato dal Cococò. Il ministro del Lavoro ha chiesto che quell'emendamento fosse bocciato. Dico di più: lo stesso emendamento è stato presentato nell'ambito di questa manovra di bilancio. Mm -hmm. È, come dire, non è stato ammesso su richiesta del governo. Quindi Ci è sono stato precari di serie A e precari di serie B è, non è stato bocciato. Non è Una guerra tra poveri. È, no, non solo, viene bocciato un emendamento che va nella direzione del contrasto al lavoro precario, uh -huh. viene ammesso un emendamento che va nella direzione dell'azzeramento del fondo dell'editoria, che ripeto, per restare soltanto al lavoro giornalistico produrrà la perdita di mille posti di lavoro in Italia mille, posti, mille giornalisti poi se andiamo a calcolare tutto il resto del settore all'indotto eh certo. i numeri aumentano, no? aumentano ma attenzione perché questa è soltanto la prima parte perché hanno già annunciato che come dire, i passaggi successivi saranno il fondo per l'emittenza locale e le convenzioni con le agenzie di stampa allora è chiaro che il disegno è quello di smantellare progressivamente l'informazione professionale quindi benvengano e Grazie al Presidente della Repubblica, che ripeto l'ha detto sei volte negli ultimi tempi. Ma non, cioè, I problemi in Italia sono tanti. Se il Presidente della Repubblica chiama i cittadini a riflettere sull'importanza dell'informazione dell per la democrazia, è un punto. E poi anche oggi è intervenuta su questo tema, bisogna darne atto. Anche la Presidente del Senato, che come dire ha detto, cioè, non si può pensare di privare dell'informazione intere comunità per quanto piccole, perché anche le minoranze hanno diritto a far sentire la loro voce, hanno diritto ad avere la loro informazione. E allora per chiudere, eh, la Puglia esprime un segretario della Federazione Nazionale della Stampa molto attivo sul territorio e la Puglia come dire è sempre stato considerato un laboratorio, immaginiamo che sia così anche sotto il profilo del giornalismo o come si attiverà sicuramente e darà battaglia su questa questione? Non c'è dubbio ma lo stiamo già facendo con atti concreti perché devo ricordare a tutti che da febbraio scorso è stato approvato in Consiglio regionale una legge che finanzia il pluralismo mm -hmm. dell'informazione in virtù della quale partiranno i primi bandi nei prossimi mesi, ai quali potranno partecipare emittenti tv, web tv, siti internet regolarmente registrati piuttosto che giornali cartacei, che stanzia delle aiuti proprio per creare occupazione. Quindi possiamo dirlo forte e chiaro che la Puglia va in direzione esattamente contraria a quello che è il clima del paese in questo momento. E lo facciamo, tra l'altro, aggiungo, sembrerà paradossale, col supporto dei 5 Stelle, perché si dà il caso che quella legge è stata votata all'unanimità in Consiglio regionale con l'astensione dei 5 Stelle, che così hanno dimostrato di non voler ostacolare un percorso condiviso da tutta la Regione. Anche nei giorni scorsi, quando abbiamo fatto questo flash mob. Sotto la Prefettura, eh, nei confronti delle durissime parole di Di Maio, hanno partecipato un centinaio di colleghi. In aula, in Consiglio regionale, è stata votata una mozione che impegna la Regione ad accelerare le procedure di questa legge e anche in quell'occasione i 5 Stelle si sono astenuti, dimostrando di non voler fare la guerra almeno nel territorio certo. e di volersi in qualche modo smarcare da una linea nazionale che diventa evidentemente sempre più pesante nei nostri confronti. Allora siamo in chiusura, chiaramente saremo con voi per forza di cose in questa battaglia, non mi resta che ringraziare il segretario della FNSI Raffaele Luruzzo, grazie per essere stato con noi, grazie anche a Bipi Martellotta, grazie presidente di Stampa Puglia, tenetevi stretta l'informazione perché non so come fareste anche senza telebari tra l'altro, ricordiamo certo. ai nostri telespettatori, grazie per averci seguito e buona serata.